Eder. Mac. Pallister. È arrabbiato il procuratore De Nicolo. A Trieste dice, c'è un problema di competenze. Quella di Trieste è tra le 26 procure distrettuali in Italia che si occupa di criminalità organizzata, e per questo ha in uso strumenti di maggiore efficacia rispetto ad altre procure. Ciononostante, i numeri in capo a Trieste sono esigui rispetto alle altre procure. Il reato ad esempio 603 bis, il caporalato e l'immigrazione clandestina, non è tra le nostre competenze, dice De Nicolo, perché abbiamo un legislatore che è attento solo ai fenomeni di cronaca spicciola. Cronaca spicciola? Liliana Resinovic rientra in questa cronaca spicciola? Antonio Del Greco, Arnaldo Franceschino, Laura Greco, Alessia Bo, Alina Trash, l'impiccato iraniano appeso al parapetto di protezione dietro al guardrail sulla grande viabilità triestina, bendato e appeso al viadotto sono tutti cronaca spicciola? La maga, l'ispettore, la non vedente, la ragazza e l'ex commesso. E tanti altri e tante altre casi di omicidi irrisolti, sono tutti cronaca spicciola? Questo è il concetto che si fornisce per chi piange i propri cari e chiede giustizia e verità? Cronaca spicciola. A Trieste si escludono gli omicidi favorendo le ipotesi di suicidio. E tutto rimane nel vuoto e nel silenzio aberrante dei cold case. Tanto il tempo cancella e dimentica, ma non vi è oblio per chi amava e voleva bene a queste persone che non hanno risposta alle loro morti. Una bilancia e due pesi. In cosa è meglio investire le risorse a Trieste? Le strane morti che diventano tutte suicidi e cronaca spicciola o la lotta alla criminalità organizzata che diventa poi beffa per lo Stato italiano, nonostante il dispendio di energie e di uomini e mezzi che vedono la scarcerazione di criminali di grosso calibro per mancata richiesta di estradizione o cavilli giudiziari. Per chi piange le morti di quella che definite cronaca spicciola e che chiede giustizia e soprattutto verità, non c'è bilancia a Trieste. Accordi, silenzi e silenzi e intrighi e accordi purché tutto vesta Trieste come la regina della lotta alla criminalità organizzata. Per tutti quei nomi che hanno trovato una morte indegna, resta a Trieste il silenzio sulla loro sorte, l'oblio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.